Oggi noi partecipiamo alla staffetta del digiuno perché la legge stabiliva il 31 marzo, proprio la data ultima perché le regioni organizzassero in qualche modo attraverso i progetti e con i finanziamenti previsti le strutture sul territorio per dare una risposta a un problema che è un problema sociale molto importante e significativo. Quindi la nostra può essere una sollecitazione alla regione. Vedremo nelle prossime settimane che cosa succederà. Il comitato Stop OPG ha sollecitato la regione da tempo, le organizzazioni sindacali a livello regionale hanno chiesto un incontro all'assessore perché, per capire come la regione intende procedere rimodulando le decisioni prese dalla precedente giunta. Non ci sono ancora risposte, verificheremo. Noi vogliamo sollecitare la regione a spendere quelle risorse, a spenderle in modo giusto per dare una risposta alle persone alle quali va data una risposta, lo prevede la legge. Nel nostro digiuno a staffetta, quello di stimolare la regione adesso finalmente a programmare e riprogrammare i suoi programmi già consegnati. La regione è rimasta silente, ma la regione ha continuato di fatto il programma della precedente giunta, quindi impegnare i fondi per costruire la REMS di Patriatina e poi programmare una REMS provvisoria che però non è andata in porto, purtroppo, per cui oggi la regione al 31, quindi data di chiusura, si trova senza una soluzione per gli attuali ospiti internati negli OPG che hanno bisogno di un programma di dimissione che avverrà comunque entro i 120 giorni. O regione o commissario attueranno questa dimissione nel modo sicuramente più corretto e più giusto e graduale, perché ovviamente la legge prevede e le attuazioni della legge prevedono la gradualità, non si possono pensare di portare via le persone senza sapere dove debbano andare. Vogliamo ricordare chi sono queste persone, diciamo, internate? Le persone internate sono quelle persone che, in base al codice Rocco, essendo malati di mente, avendo commesso un reato, sono giudicati prosciolti, quindi non sottoposti a giudizio, e sempre in base al codice penale, di fatto internati in ospedale psichiatrico giudiziario, molto spesso si dice senza fine pena, perché non hanno una pena da espiare. La maggior parte sicuramente sono persone prosciolte dal giudizio. Poi ci sono pochissime persone che hanno commesso un reato per cui sono andati in detenzione e poi si sono ammalati durante la detenzione e sono stati trasferiti negli OPG, anche questi con un internamento. Queste sono le tipologie. La legge già è grandemente innovativa perché per esempio non prevede che una persona che ha per esempio avuto una pena e poi si è ammalata e la pena per esempio è di 2 anni, non può per la legge oggi rimanere in OPG più della pena che eventualmente gli è stata comminata o che gli sarebbe comminata nel caso il reato commesso prevedesse una pena detentiva. Quindi devono uscire immediatamente coloro che hanno superato il limite massimo della pena edittale per il reato commesso.